buonasera a tutti, andiamo un po' velocemente visto che abbiamo qualche ritardo. Io mi chiamo Vincenzo Lida, sono il direttore di Società Libera e ho partecipato tra gli altri alla stesura di questo volume. Intanto volevo ringraziare il signor sindaco di Reggio Calabria per averci ospitato qui questa sera, così come gli altri relatori. Partire dalla mia destra l'onorevole Napoli, la ministra Vanzetta, che io mi ostino a continuare a chiamare ministro, perché per certi versi, come dire, abbiamo lavorato anche su questo volume, su alcuni convegni fatti prima del volume insieme. Alla mia sinistra Florindo Rocchettino, che in questa regione non solo conoscete bene, ma soprattutto editore del nostro volume. E poi ancora Marco Marchese, membro del Consiglio Direttivo di Società Libera e tra i fondatori di Liberi TV, che questa sera ci riprende e quindi ci darà poi la possibilità di andare in rete e su molti siti. Allora, al di là dei ringraziamenti, io mi auguro che la nostra chiacchierata di questa sera non sia noiosa. Vedete, l'altra sera vedevo una trasmissione televisiva in cui si parlava di mafia, corruzione e quant'altro. Mi sono messo dall'altra parte degli spettatori e ho detto, vabbè, se questo si recepisce in giro per l'Italia, come recepisco io in questo momento, è diventata veramente un mantro, se non una noia, sentir parlare di crimine organizzato, di corruzione, perché è fatto di tanti luoghi comuni, di tante cose già viste, già sentite, eccetera. Mi auguro, almeno per quanto mi riguarda questa sera, di uscire da questo vicolo in qualche modo. E inizio subito dicendo che come Società Libera, quindi come organizzatori di questa iniziativa, non siamo professionisti dell'antimafia. Mi verrebbe quasi da dire che capiamo poco di mafia e lasciamo tutto il campo aperto e libero a chi per mestiere, come diceva Sciascia in un bellissimo articolo che ricordo ancora sul Corriere della Sera, se ricordo bene, nel 78, in cui individuò i professionisti dell'antimafia. Bene, non siamo noi. Non siamo noi perché ci occupiamo di altro, ci occupiamo di liberalismo da altri punti di vista evidentemente, ma fondamentalmente ci occupiamo di libertà e quindi evidentemente il crimine organizzato, sicuramente impattando con tante cose, impatta anche con le libertà individuali di tanti di noi o di tante popolazioni. Mi piaceva fare questa premessa, così come dire, abbiamo sul tavolo che chi siamo da un certo punto di vista. Anche perché questo volume nasce da un lavoro che abbiamo fatto un po' insieme, nasce a seguito di due convegni, uno a Firenze, appunto su Stato e criminalità, l'altro a Salerno, sugli enti locali e via dicendo. Alla fine ne abbiamo fatto un po' in qualche modo, che vuole avere un taglio un po' diverso. Non a caso ho fatto il richiamo al non professionismo. Lo si capisce immediatamente, lo notava con il nostro grande piacere la prima presentazione di questo volume che facemmo in Senato qualche mese fa. Proprio il procuratore nazionale antimafia quando disse il valore del volume sta tutto nel sottotitolo. Perché un rapporto non sempre dicotomico, quindi voglio dire, dall'idea di che cosa, di quale deve essere l'impostazione. L'impostazione un po' la vulgata corrente è che i buoni stanno sempre dalla parte, i cattivi stanno sempre dall'altra e quindi come se ci fosse appunto questa contrapposizione. Noi non pensiamo che così sia. Non parleremo, infatti non ne parliamo nel libro, di cose come dire che tutti possono constatare, non faremo affermazioni del tipo c'è la mafia, sarebbe la scoperta. O la mafia impatta sui mercati perché altera la concorrenza, altra grande scoperta e mi permetto di dire altra banalità, quindi oramai anche i ragazzi delle scuole medie si rendono conto del meccanismo come funziona. Oppure poi legare sempre molto spesso il binomio mafia e corruzione. Un po' di corruzione in questo momento non se ne può più, sindaco, mi perdoni, perché voglio dire oggi. Questi giorni i giornali sono pieni della faccenda lunga, se è corruzione, non è corruzione, quant'altro. Sicuramente la corruzione cammina in modo molto parallelo rispetto al crimine organizzato,
ma non è quello il nocciolo evidentemente del problema. E allora, voglio dire, per quanto mi riguarda, accantonerei un attimo il discorso della corruzione in quanto tale, richiamandola poi successivamente. Il volume parte da un assunto molto preciso, molto provocatorio, se volete. Le mafie esistono, e chi può negarle? Aggiungiamo, fanno però egregiamente il loro mestiere, il loro lavoro, perché lo sanno fare. Mi dispiace che non c'è qui a questo tavolo, anzi chiedo scusa anche per lui e dell'amico Luigi De Sena, che tanto ci teneva ad essere qui, ma ha problemi di salute. Oltretutto non lì è perché da 15 giorni che dura la cosa, non è potuto essere a Reggio questa sera. Quanto mi dici, in alcune zone del mezzogiorno, forse la realtà delle mafie sono tra le più serie, e in modo particolare si riferiva all'area Casertano, parlando con me. E allora, se tutto questo è vero, se esistono, fanno egregiamente il loro mestiere, la domanda immediata è: ma lo Stato e le sue articolazioni periferiche fanno altrettanto? Fanno sicuramente un mestiere, ma lo fanno in modo altrettanto organico, sistemico, fatto bene? E beh, evidentemente, per arrivare già alla fine, alle conclusioni che qualcuno ha tratto già in questo volume, non possiamo essere molto soddisfatti dello stato dell'arte. Anche perché il contrasto al crimine per società libera in qualche modo si è sempre dibattuto e si dibatte sempre di più in una sorta, come dire, di binomio tra poco Stato e molto Stato. Abbiamo tanto Stato in alcune situazioni, velocemente vedremo quale, abbiamo poco Stato, lo Stato assente in altre situazioni. E lì è un atteggiamento, un comportamento, un tipo d'azione politica un po' schizoide. Si sono troppo presente su alcune cose e molto meno in altre. Allora, se questo è vero, volendo andare avanti molto velocemente, noi diciamo quattro leve sono indispensabili, e nel momento in cui queste quattro leve esistono e vengono riconosciute, bisogna che le muoviamo in modo sistemico, cioè non ognuno per fatti suoi, in qualche modo devono concorrere ad operare insieme, ad attaccare il fenomeno del crimine organizzato. Le quattro leve sono sicuramente, va da sé, la prima, quella repressiva, e ci mancherebbe, che nel paese viene fatta, io dico, abbastanza bene, perché da magistratura e forze dell'ordine, forse più dalle forze dell'ordine e forse un po' meno dalla magistratura, perché abbiamo delegati a pezzi di magistratura e solamente a pezzi di magistratura la lotta al crimine organizzato. Abbiamo un altro pezzo di magistratura forse un po' troppo dormiente in giro per questo paese. E quindi, dicevo, la prima leva è questa repressiva, che però è una di quelle delle leve in cui lo Stato, a parte l'aspetto militare vero e proprio, si vede poco, c'è poco Stato. E mi riferisco alla crisi della giustizia civile, non tanto di quella penale, sappiamo, ma di quella civile, che fa sì che in alcune zone, come dire, esponenti del crimine organizzato, e ancora una volta mi riferisco a Casertano, non conosco affatto la vostra realtà in Calabria, spesso non si ricorre dal giudice ma si ricorre dal capo passone, così molto velocemente chi deve avere i soldi li prende e chi li deve cacciare in caccia, quindi con una forte azione di supplenza. Non metterebbe l'ultimo il sistema penitenziario, che è un altro bubone di questo paese, perché se poi mandiamo la gente in galera e invece di rispondere al dettato costituzionale sulle pene e cose che tutti sappiamo, con brevità le sappiamo, evidentemente non possiamo avere gli istituti penitenziari ridotti nel modo in cui sono ridotti, in cui da dentro si commercia assolutamente di tutto, dalle informazioni agli stupefacenti. E devo dire che si è aggiunta come criticità sul sistema della responsabilità, ma questo lo dicono anche alcuni magistrati che hanno presentato con noi in giro per l'Italia questo volume, il problema dei beni confiscati. E questo paese continua a confiscare molti beni, però non si vede molta trasparenza. Io invito chi di voi ce n'avesse voglia nei prossimi giorni ad andare sul sito dell'Agenzia dei Beni Confiscati per rendersi conto che la trasparenza lì
ce n'è poca, nel senso che a chi vengono assegnati, attraverso quale meccanismo vengono assegnati, o come dice qualcuno in questo libro, qua chissà perché, se i beni erano dei mafiosi intesi in senso lato, erano beni che fruttavano, confiscati e presi in carico dall'agenzia, sono beni che vanno in malora delle volte in qualche modo. Allora vuol dire tutto un comparto di dove la trasparenza e l'efficienza cammina poco. Non la faccio più tanto lunga sulla repressiva. La seconda leva, culturale. Signori, il paese ha un ritardo culturale su questo, come dire, che ci trasciniamo da quanto volete, secondo me dall'Unità d'Italia, per quanto mi riguarda. Ma se non avremo un risveglio etico, se non sveglieremo la coesione sociale di larghi strati, come dire, della nostra cittadinanza, se l'informazione non riesce a fare il suo mestiere, perché abbiamo dei giornali e abbiamo un sistema televisivo che è, come dire, penoso da questo punto di vista, cioè si innamora e parla continuamente per qualche giorno di una buona azione, cioè di una buona pratica commessa da qualcuno. Dopodiché parleremo ancora del problema in occasione o di qualche morte eccellente o di un'altra buona azione. Voi capite che è come raccontare la storia a Pezzettini, ma Pezzettini può insignificare. Il problema è che bisogna scuoterle queste coscienze, bisogna, come diceva il senatore Pisano, quando era presidente della commissione bicamerale antimafia, di cui faceva parte l'onorevole Napoli, e noi possiamo restare i primi 20, come ci dice la televisione la mattina, di criminali che stanno nella lista dei primi 20. E poi ci sarà il 21esimo, il 22esimo, potremmo arrivare a 5.000, diceva giustamente Pisano. E più delle volte poi c'è anche il fatto che qualcuno dei primi 20 viene arrestato perché il 21esimo e il 22esimo stanno facendo pressione alle loro spalle, quindi se lo vendono. E allora, il problema culturale, e anche qui, io voglio, l'altra sera non facevo il moderatore, presentavo il libro a Cremona con un gruppo di magistrati e ho detto a quell'uditorio, l'altra sera era due sere dopo il Festival di Sanremo, ma voglio dirlo anche qui, ma quale operazione culturale stiamo facendo nei confronti delle nuove generazioni? Quale consenso noi, su quale piano andiamo a chiedere il consenso e il rispetto per lo Stato e per le sue istituzioni? Quando a Festival di Sanremo mi vedo salire sul palco la signora Gianna Nannini, che premetto non ho né antipatia né simpatia per questa cantante, e viene presentata come una grande star a milioni di persone, tra cui molti giovani che seguono a Piacere, quando due giorni prima il Corriere della Sera gli hanno fatto una bella pagina dicendo che è inquisita perché ha problemi con col fisco e quant'altro e via dicendo, poi capite che ancora una volta siamo davanti allo Stato schizzoide, che da una parte ci dice alcune cose e dall'altra parte alcuni attori vengono presentati come dei grandi personaggi di televisione. Non bastata la signora Annina, voglio dire, poi ha avuto molto consenso quando ho detto questo perché era a Cremona, vi dico subito perché, e l'altro grande personaggio salito sul palco è stato, mi sembra l'allenatore della nazionale di calcio, Conte, e c'era lì la presidente del tribunale di Cremona che era quella che in qualche modo aveva fatto sì che fosse rinviata a giudizio per illecito sportivo. E allora mettiamoci d'accordo, questo paese che cosa può fare? Se la fa a chiacchiere la lotta al crimine organizzato, se a chiacchiera ci dicono bisogna andare nelle scuole, no, perché tutta questa retorica delle scuole, andare nelle scuole a spiegare, e poi presentiamo un personaggio di questo tipo. Non la faccio più lungo di così. L'economia, terza leva. È inutile parlare qui di burocrazia, sconderemo una porta aperta. E la burocrazia, come diceva una persona di cui io sono innamorato, perché avendone studiato un po' l'azione che ha fatto, era il prefetto Mori, che ha tentato all'inizio dell'altro secolo di fare un po' di pulizia in Sicilia. Poi si è arreso, l'hanno fatto arrendere. Alla fine della resa scrisse un bellissimo libro di memorie in cui ho trovato questa bellissima frase che ripeto sempre, ed eravamo all'altro secolo: la burocrazia è la scienza dell'intercapibile, e nell'intercapibile entra prima la polvere e poi entra di tutto, e quindi evidentemente è molto pericoloso avere una burocrazia che non funziona, perché attraverso la burocrazia, attraverso i lacci e lacciuoli,
come dire, che si innestano tutto ciò che non dovrebbe innestarsi. Vado ancora avanti. Il formalismo, ma come si fa per le prefetture a rilasciare centinaia, o in qualche prefettura d'Italia, ci diceva il nostro esperto professor Savona, rilasciare 1000 certificati antimafia in un anno? È come andare al bar e dire mi dai un caffè e pago, mi dai il caffè e lì pigli il certificato antimafia. La vischiosità procedurale, l'OCSE dice che siamo i penultimi in questo paese, in Europa, e dicendo che costa l'inadempiva all'azienda, qualcuno calcola che per ottemperare alle procedure una media piccola azienda impatta per il 7% sul suo fatturato. Mi tralascio la spesa fiscale. Quarta leva, il sistema politico, e mi avvio alla conclusione, così io ho cercato di mettere tanta provocazione sul ragionamento sperando di non avervi annullato. Il sistema politico, e qui signore c'è un signore che si chiamava Sonnino, che manco l'altro secolo, ma due secoli fa, 1870, scrisse questa bella frase che mi sono appuntato stasera. Il problema della mafia in Italia è il problema delle classi dirigenti del paese, 1870. Quindi non scopriamo nulla di nuovo, o quanto Sonnino stesso fece quella bella ricerca in cui alla fine, volendola raccontare in soldoni, parlava di mafia alta e mafia bassa, quella bassa andava a cercare il pizzo nei poveri negozi dell'epoca e quella alta si interfacciava col sistema politico. Allora, voi capite che quante baggianate ci vengono sulla nostra comunicazione, sui nostri giornali, quanto adesso hanno scoperto il processo, lo Stato, mafia, e Valentia Fai, nulla di nuovo in qualche modo. E allora, se queste sono le leve, se l'approccio deve essere diverso, io non piango perché c'è la mafia, non piango in maniera cinica neppure per i morti di mafia, non vado a sfilare perché ci sono stati i morti di mafia. Un fatto storico, stanno lì, non ci devo fare propaganda, non mi devo fare assegnare i beni confiscati, voglio provocarvi, bisogna provocare la classe dirigente di questo paese su queste cose, parlare, come dire, in maniera molto netta e in maniera molto chiara. Mi fermo qui, ho a fianco a me un bel parterre, non so da che parte iniziare, ma non fosse altro che dovere di ringraziamento dal sindaco, gli daremo la parola. Lei avrà letto sicuramente alcune cose, a noi interessa molto sapere se lei ci boccia come impostazione che abbiamo voluto dare un progetto o altre pubblicità. Sappiamo che anche sindaco da poco tempo, per quanto riguarda Società Libera, De Sena mi ha raccomandato di fare gli auguri dell'intera comunità di Società Libera, cosa che sto facendo, e lascio le parole. Grazie. Grazie, buonasera a tutti, per noi come amministrazione comunale è un piacere ospitare qui nel Salone dei Lampadari questo volume, per tutta una serie di motivi. Il primo naturalmente è quello che la nostra amministrazione comunale prova, è impegnata a ricostruire dalle macerie, le macerie date da uno scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose, o meglio per contiguità mafiose, che è un significato ancora più pregnante delle, tra virgolette, semplici infiltrazioni mafiose. Significa nella sostanza che c'era un meccanismo molto più intenso e molto più vicino tra la criminalità organizzata e la burocrazia e la politica comunale, in quanto la continuità significa che insieme queste forze decidevano il futuro della città. Quindi presentare un volume da questo titolo, Stato e criminalità, un rapporto non sempre dicotomico, nella nostra realtà è tra virgolette la rappresentazione plastica del fatto di quanto, anzi spesso, il rapporto sia tutt'altro che dicotomico, ma sia essenzialmente contiguo e vicino, e si guarda verso la stessa parte. È un piacere presentarlo perché dagli interventi che sono raccolti all'interno di questo volume
si nota un approccio diverso nell'affrontare questa tematica. Non è, non lo definisco, meglio non mi è parso, un volume da definire semplicisticamente di denuncia. Non mi è parso un volume che si limita alla constatazione dell'ovvio, che la mafia e la criminalità esiste e che condiziona il tessuto economico sociale del paese e delle nostre città. Non mi sembra, come purtroppo spesso accade quando si affrontano problemi nei quali alla fine è difficile provare a dare una linea, una soluzione, non mi sembra la fiera del luogo comune nella sostanza. Mi sembra una opportunità per farci riflettere, per farci indagare su quelle che sono le radici del fenomeno mafioso connesso all'amministrazione degli enti locali e soprattutto per prospettare le soluzioni sul fenomeno mafioso. Noi come amministrazione comunale, seppur insediati da poco più di 4 mesi, stiamo cercando di impostare un percorso virtuoso di legalità e trasparenza. E non vogliamo che ci si dica grazie per questo, perché siamo consapevoli del fatto che sia l'unico percorso da poter portare avanti. Un percorso che ha rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'ente. Cerco di spiegarmi. La rilevanza interna, la lotta, il percorso di legalità interno si fa con una lotta serrata a quella che è la corruzione. E su questo magari ritornerò più tardi, con quelli che sono i meccanismi che la legge ci consente di poter adottare, dalla rotazione dei funzionari e dei dirigenti del comune alla riorganizzazione degli uffici comunali, un percorso volto a scardinare quelle incrostazioni che purtroppo spesso si creano all'interno degli uffici comunali e che di fatto creano dei potentati, creano delle cerchie ristrette di potere all'interno del quale non è più la politica a dare una linea, ma sono questi piccoli feudi, questi piccoli centri, in alcuni casi quando parlo con qualche dipendente comunale addirittura degli imperi, che data anche l'assenza o la pochezza della classe politica, della classe dirigente cittadina, si annidano in alcuni settori, nei settori naturalmente più nevralgici e importanti del comune e quindi della nostra città. E poi un percorso esterno, un percorso che muove su alcune delle leve che sono state citate prima nell'introduzione. Prima di tutto un percorso culturale. Sì, è vero che spesso ci si riempie la bocca del fatto che bisogna andare nelle scuole e quant'altro. Noi ci stiamo andando fisicamente, cercando di fare passare un messaggio particolare, l'andrangheta al di là delle azioni giudiziarie, al di là delle azioni repressive, si sconfigge soprattutto attraverso un percorso di educazione, un percorso che non può non vedere le scuole protagoniste, perché è proprio nelle scuole che si imparano quei valori come la lealtà, la legalità, la solidarietà, l'onestà, la trasparenza, l'inclusione sociale. Quindi noi stiamo una volta a settimana, ci richiamo in una scuola cittadina a spiegare nella maniera più semplice possibile che cosa è successo in questa città in questi anni, collegando questi incontri a un recupero della memoria delle persone e dei luoghi che hanno perso la vita per contrastare il fenomeno mafioso e criminale o, loro malgrado, sono vittime innocenti di mafia. Tra queste iniziative, la prima che abbiamo adottato è stata l'intitolazione di una piazza che abbiamo inaugurato all'inizio dell'anno a un ragazzino morto nei primi anni 80, che oggi avrebbe avuto poco più di 30 anni, Gianluca Canonico. Questa piazza sarà intitolata alla sua memoria e proprio accanto a questa piazza sorge una scuola elementare, la scuola elementare è De Mondo di Amicis. Abbiamo fatto una bella presentazione lì con i bambini, ma qual è il significato? Il significato è che ponendo una lapide al ricordo, una targa al ricordo di questa persona, di questo bambino, chiunque entrando nella scuola si ricorderà di quello che è successo e potrà dire mai più. Ecco il percorso culturale che ci sta a cuore, che deve essere perseguito.
E poi anche sostenendo altre iniziative, qualche giorno fa la regione, al Consiglio regionale della Calabria, in una delle sale del Consiglio regionale, è stato presentato il progetto di il cosiddetto rating di legalità per le imprese. Ci sembra una buona iniziativa, ha naturalmente dei correttivi da dover prendere, ma è un segnale che stare dalla parte della legalità conviene anche per chi decide di fare imprenditoria nella nostra città. E l'ultimo atto che abbiamo adottato proprio qualche giorno fa con la Giunta è stato quello di istituire un osservatorio anti-'ndrangheta, un osservatorio che faccia anche da funzione consultiva, oltre che di controllo, di quello che avviene all'interno di Palazzo San Giorgio. Grazie a queste misure, che ci sembrano davvero poco, ci sembra soltanto di fare e stiamo facendo soltanto il nostro dovere, grazie a questo proprio mercoledì prossimo, dopodomani, saremo ospiti della Commissione Antimafia in un convegno organizzato a Montecitorio insieme a un altro sindaco, che è il sindaco di Milano Pisapia, insieme al presidente della Regione Siciliana, proprio a confrontarci su questi temi alla presenza anche del Presidente della Repubblica. Detta così sembra che tutto rose e fiori, che insomma abbiamo già debellato il germe della criminalità nella nostra città. Tutt'altro che vero, naturalmente. Tutto questo rischia di non bastare, anzi non basta. E proprio da quello che è stato detto prima e dalle riflessioni che emergono dal libro, vorrei affrontare, seppur brevemente, alcune criticità di quello che noi stiamo affrontando in questi primi mesi di amministrazione. La prima fra tutte: dopo lo scioglimento per mafia, o meglio, gli scioglimenti dei comuni per infiltrazioni mafiose non sono accompagnati da un'azione investigativa parallela rispetto a quella che avviene a livello politico anche sugli uffici, anche sulla burocrazia degli uffici. Quindi questo che cosa comporta? Comporta un paradosso, comporta che chi all'interno della macchina burocratica amministrativa, volente o nolente, è stato protagonista di quelle scelte che hanno portato poi alla Commissione Antimafia a indagare, poi il governo a sciogliere il comune per infiltrazioni mafiose, poi passano indenni non soltanto alle legislature, passano indenni anche a questo tipo di situazioni. Quindi evidentemente c'è qualcosa da correggere anche nella legge che scioglie i comuni per infiltrazioni mafiose, perché non può essere addebitata soltanto all'ambito politico, ma deve riguardare anche quello che avviene all'interno degli uffici. E i correttivi quali sono rispetto a questo? I correttivi, lo diceva anche De Rao nel corso di un convegno sabato scorso, ci si trova di fronte a una situazione che costringe la Giunta nelle sue decisioni a essere, tra virgolette, ingessata proprio a causa di queste difficoltà. Difficoltà che si superano come? In un comune, come molti comuni simili a noi, nell'impossibilità di procedere a nuove assunzioni, nell'impossibilità di poter fare concorsi per nuovi dirigenti. Oggi l'unica possibilità che ha il Comune di Reggio Calabria per affidare nuovi incarichi di responsabilità senza gravare sulle casse del Comune, sulle casse comunali, è quello di affidarsi ai cosiddetti articoli 145. Gli articoli 145 sono delle figure, sono dei funzionari, dei dirigenti di ministeri o enti pubblici o amministrazioni dello Stato che per un periodo di tempo possono svolgere funzioni dirigenziali all'interno degli enti locali. Qual è il problema anche su questo? Il problema è che fino a ieri i 145 venivano mandati in comuni piccoli, in comuni nei quali insomma le problematiche non erano certe, non erano certo quelle di un comune capoluogo che si avvia a diventare città metropolitana. Su questo, in maniera negativa purtroppo, il Comune di Reggio Calabria sta facendo un po' anche di giurisprudenza, perché quando noi andiamo al Ministero dell'Interno, Dipartimento Enti Locali, e chiediamo, scusate, ma
quanti di questi funzionari possiamo richiedere, per quanto tempo li possiamo richiedere, possono tutti avere svolgere funzioni dirigenziali, sì o no? Troviamo occhi sgranati e spallucce, ma non per l'incompetenza, attenzione, non voglio che passi il messaggio che ci sia un'incompetenza o un'impreparazione da parte dei funzionari dei ministeri, ma è data dal fatto che è la prima volta che ci si trova di fronte a questo tipo di situazioni, quindi anche su questo evidentemente c'è un vulnus della legge che va colmato e va riempito. La seconda osservazione che faccio è relativa all'imprenditoria. Molti, se non tutti, non è il caso di generalizzare, ma molti imprenditori non denunciano i propri estorsori, non si ribellano, preferiscono rimanere in silenzio, preferiscono provare a resistere. Neanche questa è una cosa da salutare come fosse la normalità. Però perché molti imprenditori non denunciano? Perché si innesta anche in alcuni casi un meccanismo per il quale chi denuncia purtroppo non viene tutelato, non riesce ad avere, tra virgolette, delle vie privilegiate di tutela da parte dello Stato e quindi suo malgrado si trova a dover perdere chance lavorative, si trova a non avere la cosiddetta convenienza a dover denunciare. Questo ce lo siamo detti anche nel corso di alcuni tavoli tecnici, di alcune tavole rotonde insieme al prefetto, insieme al procuratore del RAO, tavoli al quali hanno presenziato anche esponenti dell'imprenditoria locale. Non si può certamente, non si può pensare che sia normale o giustificare il fatto che la stragrande maggioranza degli imprenditori non denunciano, ma allo stesso tempo accanto a questo devono essere previsti concretamente dei percorsi che continuano a farci dire, noi lo diciamo spesso quasi fosse uno slogan, che stare dalla parte della legalità conviene. Questo sto cercando di affrontare questi focus per fare capire che il problema tra criminalità organizzata e Stato non si può demandare soltanto alle responsabilità degli enti locali, ma serve una assunzione di corresponsabilità, di sostegno anche alle realtà che sono gli enti locali, che sono i comuni, che sono i piccoli imprenditori che vogliono mettersi contro l'andrangheta della criminalità. Il terzo punto è quello degli appalti. I massimi ribassi producono inevitabilmente l'infiltrazione della criminalità organizzata, come allo stesso tempo la produce quel numerino associato a una percentuale che è quello del 2%. Ecco, su questo quello che stiamo scoprendo, mi verrebbe da dire, in questi mesi è proprio che molte opere pubbliche, soprattutto quelle relative al decreto legge, sono tutte magicamente, misteriosamente, stranamente ferme alla fase della progettazione. Perché? Non essendoci il controllo da parte di chi di dovere, chi aveva interesse soltanto a arrivare alla progettazione, perché da quella progettazione avrebbe poi ricavato il 2%, e il 2% su opere di qualche milione di euro non è uno scherzo, non è esattamente poco, quelle opere sono ferme lì. Molte avevano dei finanziamenti che sono scadute, molte sono diventate progetti con somme che sono quasi in perenzione, molti altri progetti invece sono fermi perché alla progettazione non è seguito il pagamento degli stati di avanzamento lavori e quant'altro. Insomma, ci sono diverse criticità. La quarta e ultima che affronto, se ne è parlato anche prima, è quella relativa ai beni confiscati. Quasi la metà dei beni confiscati, il 46%, sono gravati da ipoteca. Molti di questi, tra l'altro, se non tutti, a causa delle vicende giudiziarie lunghe diversi anni, arrivano all'assegnazione agli enti locali, quindi al comune, che sono poco più che dei ruderi, perché il bene viene sequestrato, poi arriva a confisca definitiva dopo 10, 15, a volte anche 20 anni e viene consegnato ai comuni, che ne è rimasto pochissimo di questi beni. E allora qual è la soluzione che noi abbiamo proposto e che vogliamo portare avanti con forza? Intanto, proprio qualche giorno fa
siglato una convenzione con il Tribunale di Reggio Calabria e con l'Agenzia dei Beni Confiscati per avere la gestione dei beni già nella fase del sequestro, il che ci consente di avere dei beni, sia immobili che mobili che terreni, freschi, non gravati da anni di incuria e di abbandono e quindi più facilmente utilizzabili da parte del Comune di Reggio Calabria. Si parla spesso di beni immobili e di terreni o di società e di imprese, non si parla quasi mai dei beni mobili. I beni mobili, autovetture, insomma, mezzi, strumenti da lavoro, veicoli di varia natura, se vengono utilizzati dopo il sequestro hanno un valore commerciale. Se non vengono utilizzati durante il sequestro e vengono utilizzati soltanto dopo la confisca, noi ci ritroviamo beni che ormai sono decisamente vecchi e inutilizzabili. Le autovetture perdono di valore ogni 6 mesi, figuriamoci dopo 15 o 20 anni, ma allo stesso tempo c'è uno spreco di risorse e di denaro pubblico non indifferente, perché tutti questi beni devono essere custoditi presso dei depositi dello Stato che paga questi depositi. Seconda criticità, quella che noi chiediamo, che è la proposta che stiamo portando avanti, è la modifica del FUG, ovvero il FUG è il Fondo Unico Giustizia. Ciò che rimane dalle procedure di confisca dei beni, delle società, dei terreni, eccetera, va a confluire tutto al Fondo Unico Giustizia, che va a finanziare, insomma, le operazioni di polizia, i corpi militari dello Stato, le forze dell'ordine e quant'altro. Noi chiediamo che una piccolissima parte non vada, un 15, un 20%, non vada tutta a finire al Fondo Unico Giustizia, ma rimanga nel luogo in cui sorge il bene confiscato, in modo tale da consentire alle amministrazioni pubbliche, che come la nostra non hanno neanche un euro da poter spendere per riqualificare quegli immobili, di poterli rendere agibili, in molti casi basterebbe proprio poco per renderli agibili, di poterli riqualificare e di poterli restituire alla comunità, non soltanto come sedi di associazioni o per scopi di utilità sociale, ma in una situazione come quella di Reggio Calabria, dove c'è un'emergenza abitativa colossale, noi potremmo utilizzare questi beni anche per assegnarli come fossero delle vere e proprie case di edilizia residenziale pubblica. Mi avvio alla conclusione. Leggo, se mi è consentito, una parte di questo volume che è stata scritta all'onorevole, la parte scritta all'onorevole De Sena, perché insomma è un po' emblematica della situazione in cui gli amministratori locali si trovano e di una sorta di muro di gomma col quale devono fare i conti. Per molti amministratori locali in numerose aree del nostro mezzogiorno, l'essenza del loro mandato elettorale è la sfida quotidiana. Ci sono attività amministrative quotidiane che nella foresta legislativa e dei controlli previsti dal nostro ordinamento diventano imprese titaniche. Quegli amministratori, passata la breve euforia dell'affermazione elettorale, realizzano rapidamente che l'eredità amministrativa comprende poche voci attive e molte invece passive, non solo per le situazioni finanziarie e di spesa, ma soprattutto per l'intreccio dei problemi lasciati in sospeso, dei nodi irrisolti, dei condizionamenti ambientali, delle attese implacabili della comunità amministrate, queste ultime da troppo tempo disilluse e disamorate di ciò che rappresenta in realtà il pubblico bene. Esiste, inutile negarlo, una sorta di blocco del circuito virtuoso tra il mandato elettorale espresso dalla gente con il voto e la reale capacità delle amministrazioni di trasformarlo in azioni durature, strutturali ed efficaci. Un blocco che risulta aggravato, specialmente nel mezzogiorno, dalla prevalenza dell'interesse particolare e da una sostanziale assenza di una visione d'insieme che permetta a chi amministra di operare e renderne conto quotidianamente e in maniera fisiologica. Questo l'ho sentito molto, molto sulla mia pelle, questa difficoltà. È inutile negare che l'andrangheta si va ad annidare, lo sappiamo tutti, anche questa forse è un'ovvietà, dove ci sono gli spazi vuoti, e che compito
delle amministrazioni comunali e della politica colmarli e riempirli questi spazi vuoti. Però, lo ribadisco, l'abbiamo detto anche sabato scorso, serve più Stato al fianco dei comuni e serve una responsabilità comune di contrasto, di prevenzione e di azione quotidiana, di presenza quotidiana da parte dello Stato. Non possiamo soltanto sciogliere i comuni per infiltrazioni mafiose e dopo lasciare alle amministrazioni che si insediano la responsabilità di affrontare un percorso di uscita da questa situazione. Se c'è una malattia e poi c'è una cura, c'è anche uno stato di convalescenza. Le amministrazioni successive agli scioglimenti per mafia sono in stato di convalescenza. Nella convalescenza si è guariti ma si è ancora deboli. In questo caso c'è ancora più bisogno della presenza dello Stato. Se non si parte da questa assunzione di consapevolezza e di corresponsabilità, non si va avanti, perché questo è il punto di partenza dal quale partire. Grazie. Grazie signore, anche per la chiarezza del programma che in qualche modo questa amministrazione vuole portare avanti. Sarebbe, come dire, molto contento di sera se fosse qui, perché molte cose da lei elencate sono i suoi cavalli di battaglia. Va bene, detto questo, io passerei la parola all'onorevole Napoli, però l'onorevole Napoli mi invita a mossa già per la sua presenza qui, perché anch'io c'ho un cavallo di battaglia. Nel libro ho buttato lì e via dicendo. Io non capisco, mi ricordo di lei che è stata un'illustre componente, tuttora ne è consulente, non capisco l'utilità di avere una commissione bicamerale antimafia composta da una cinquantina di parlamentari che, nata, mi corregga se sbaglio, nel 1962, sono 53 anni che ad ogni legislatura si riforma, nell'ultima legislatura si è riformata anche in maniera poco simpatica, devo dire, perché il mondo politico si è spaccato, come dico io, c'era la sinistra che diceva che andava bene l'onorevole Bindi, c'era la destra che diceva che non andava bene, e poi c'era un signore che si chiama Renzi e diceva, alla fine concluso, diceva, beh, Bindi sì, però non prenda i 3.500 euro d'appannaggio che gli vengono da essere presidente. Allora io commentavo a Milano con alcuni amici, ma immaginate davanti a notizie e fotografie che appaiono di questo tipo sui giornali, quante risate si fa gli addetti ai lavori del crimine organizzato. Ma serve ancora una cosa così? Mi perdono, ma se non la faccio a lei che la faccio? No, ha ragione. Anche se la commissione parlamentare antimafia presentata in questo modo effettivamente non avrebbe senso. Il problema è che la commissione parlamentare antimafia nasce ad ogni inizio di legislatura con una legge ben precisa, che non è mai identica completamente a quella della legislatura precedente, e ha dei compiti ben definiti, nel senso che ha compiti di inchiesta ma anche di proposta. Il problema qual è? A mio avviso, questa è una mia valutazione, che si fa la corsa per diventare componenti della Commissione parlamentare antimafia e una volta diventati tali non ci si sgombra il campo dalla appartenenza politica. Mentre una commissione parlamentare di questa portata, proprio per la sua stessa istituzione, dovrebbe abbandonare l'appartenenza politica, non avere schemi di alcun genere e lavorare a 360 gradi.
e i componenti della stessa non dovrebbero avere alcuno scheletro nell'armadio. Questa è la realtà. È chiaro che se nascono individuando anche le cariche all'interno della stessa solo per mera spartizione politica, già si parte male, questa è una mia valutazione. Quando poi comunque viene varata la commissione e alcuni componenti appartenenti ad alcune forze politiche continuano a ritenersi di maggioranza o di opposizione, il lavoro che viene fuori è relativo. Questa è la pura verità. Ciò non toglie però anche con queste mancanze che ci sono e di fronte alle quali nessuno può chiudere gli occhi, ci sono componenti che hanno voglia di lavorare fino in fondo e che producono anche. E poi arriva l'altra parte nei confronti della quale la Commissione parlamentare antimafia dovrebbe essere considerata come un effettivo organismo di collaborazione propositiva, cioè il Parlamento. È chiaro che ogni frutto, ogni lavoro di inchiesta che la Commissione produce viene relazionato e il più delle volte anche trasferito in proposta legislativa e trasmesso al Parlamento. Il compito della Commissione parlamentare antimafia non è purtroppo quello legislativo, è propositivo a livello legislativo. Viene trasferito in Parlamento dove non sempre il lavoro stesso viene preso in adeguata considerazione, perché anche lì prevalgono le scelte politiche. E tanto per fare un esempio su un argomento che è stato citato anche negli interventi sia del dottor Olita sia del sindaco Falcomatà, uno dei lavori che è già stato fatto in questa legislatura da parte della Commissione parlamentare antimafia è stato quello di proporre la rivisitazione proprio sulla confisca dei beni, dei patrimoni illeciti, perché siamo tutti quanti consapevoli che intanto l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati, nata per volontà, devo dire particolarmente forse dei parlamentari calabresi e con anche un senso di sollievo individuato come territorio a Reggio Calabria, non ha funzionato realmente, intanto perché non si è dotata di un sistema informatico adeguato per il quale erano stati finanziati fondi, tant'è che al giorno d'oggi l'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati non è in grado di dare un quadro chiaro di quelli che sono i beni sequestrati, di quelli che sono i beni confiscati, di quelli che sono i beni affidati. E non è quindi nemmeno nelle condizioni
di dare una visione, una panoramica di come vengono poi gestiti i beni dati in affidamento. Quindi basterebbe già questo per evidenziare le grandi difficoltà, per cui la Commissione parlamentare antimafia si è fatta carico di predisporre un'adeguata relazione che ha portato in Parlamento ed è già stata approvata dal Parlamento. Devo dire che il governo in parte non ha tenuto conto di questa relazione, perché per esempio ha nominato il nuovo commissario dell'agenzia, mentre è inutile andare avanti con nomine di commissari se non si definisce. E comunque la relazione è stata approvata all'unanimità dai due rami del Parlamento, e sempre la Commissione si è fatta carico di trasferirla, di trasformarla in una proposta di legge che è agli atti del Parlamento, ma che naturalmente il Parlamento dovrebbe tentare di fare avviare l'iter. Anche qui ci sono le grosse difficoltà, ha ragione il sindaco nel dire queste sono proposte che io avanzavo da tempo, quelle di poter accedere ai beni fin dalla fase del sequestro, in particolare appunto ai beni mobili. Pensiamo anche che nel fondo unico della giustizia, al quale afferiscono poi tutti questi fondi, ci sono anche i beni mobili liquidi, e noi non siamo riusciti a sapere, a conoscere, è stato un mio pallino quello di cercare di conoscere a quanto ammonta realmente questo fondo unico della giustizia, perché poi ecco, conoscendo effettivamente la quantità, si potrebbe allora intervenire poi a livello propositivo anche nella suddivisione, nella ripartizione delle stesse. Ma per esempio tutti questi soldi, parlo proprio di denaro, che vengono sequestrati e poi confiscati, non si capisce, non si riesce ad avere la chiarezza della loro ripartizione, di dove vengono, quindi ci sarebbe effettivamente tanto. Adesso spetta al Parlamento avviare questo, così come un altro lavoro propositivo è quello sulla legge relativa allo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa, e anche qui ha mille volte ragione il sindaco. Io vivo nella cittadina di Taurianova, che è il primo comune d'Italia ad essere stato sciolto per mafia. La legge istitutiva per lo scioglimento è stata fatta, purtroppo, io dico purtroppo perché non è assolutamente un vanto, per Taurianova, e oggi è commissariata per la terza volta, a dimostrazione che effettivamente, così come la legge sullo scioglimento non ha la sua efficienza. Qualcuno dice... Scusi, non interrompo, perché questo che dice è estremamente interessante. Ma allora, come diceva il sindaco prima, scegliamo i consigli, decapitiamo la parte politica, la parte amministrativa. Sto per dire proprio questo. Resta lì. No, ma io sto per dire proprio questo. Cioè, effettivamente,
così com'è la legge non è efficiente. Non è efficiente perché nel frattempo sono intervenute molte altre norme, le famose leggi, adesso mi sfugge il nome, che hanno affidato tutto alla gestione amministrativa, le leggi Bassanini, hanno affidato tutto alla gestione amministrativa. La parte politica dell'ente dovrebbe essere quella propositiva, l'effettività della gestione è il compito amministrativo. Allora quel settore non viene toccato, anche se lasciatemi dire, ci sono i commissari, e qui è un altro discorso che andrebbe toccato e mi auguro venga poi definito nella rivisitazione della norma, la scelta dei commissari straordinari, che a mio avviso allo stato attuale hanno semplicemente la denominazione di straordinario, ma non hanno quei poteri straordinari che potrebbero influire anche nel settore amministrativo. E poteri non del tutto definiti legislativamente, ma che potrebbero avanzare fin da ora senza una modifica normativa. Per esempio, e mi risulta che anche in questo comune ci sia una situazione di questo genere, se nella relazione d'accesso che ha portato allo scioglimento ci sono figure amministrative che sono responsabili dello scioglimento, che hanno contribuito, che si sono resi responsabili in qualche modo, per esempio affidando incarichi a ditte o a società che hanno rapporti con l'Andrangheta, che non hanno avuto la certificazione antimafia o che hanno visto revocata la stessa certificazione antimafia, lì i commissari straordinari potrebbero benissimo procedere alla revoca degli incarichi, anche se sono vincitori di concorso. Perché è vero che c'è la possibilità poi sempre del solito ricorso a tale ed altro, ma c'è il Ministero dell'Interno, c'è la Commissione Antimafia e quant'altro che invece è garante in tal senso, perché il primo compito, avrei tanto da parlare, chiedo scusa ma finisco perché se no sottraggo tempo agli altri. Il primo compito dei commissari straordinari, e io l'ho detto anche ai commissari straordinari del paese in cui vivo, a Taurianova, sarebbe quello di prendere la relazione che ha portato allo scioglimento, quella che è depositata al Ministero dell'Interno, non quella che viene pubblicata dai giornali con gli omissis, dove non ci sono i nomi, per cui il comune cittadino potrebbe anche non sapere, ma prendere quella commissione ed iniziare a lavorare all'interno dell'amministrazione dell'ente locale sciolto, proprio facendo pulizia con quella base di partenza. È chiaro che però ci vorrebbero commissari straordinari all'altezza della situazione, con coraggio, gente che non viene prelevata dal ministero perché è in pensione o perché deve essere adibita, cioè andare a gestire un comune sciolto per contiguità mafiosa, per infiltrazione mafiosa,
è una cosa estremamente importante che richiede grandi compiti, grandi coraggio e naturalmente però il tutto sempre supportato dal Ministero dell'Interno, in questo caso dallo Stato, che non dovrebbe lavarsi le mani come fa normalmente una volta sciolto il Comune. Io non dico non andava sciolto, state attenti, io dico andava sciolto, però tu Ministero dell'Interno che sei a conoscenza di quello che c'è in quel comune non puoi dire vi nomino questo, vi ho sciolto il comune, arrivederci e grazie, e lasciare poi che tutto rimanga in fondo come prima. Quindi la Commissione Antimafia anche in questo sta lavorando, quindi la sua, finisco davvero, l'utilità della Commissione non perché di parte assolutamente, io ho fatto parte, sono stata componente per 4 Commissioni Parlamentari Antimafia delle varie legislature e chi ha voglia di lavorare normalmente le commissioni parlamentari lavorano. Certo, poi ci sono alcune situazioni politiche che presentano la commissione in maniera negativa e ne inficiano la bontà della stessa. Grazie. Cambiare versante, passiamo un po' da chi ha avuto la politica come interfaccia, chi ha l'imprenditoria come fa interfaccia, nel senso che è un imprenditore. Naturalmente mi sto rivolgendo a Florindo Robettino, a cui chiedo stesso, come dire, le criticità di questo nostro volume, che oltretutto lui ha emito, quindi mi auguro che siano poche, ma realmente un medio piccolo imprenditore da questo punto di vista, non dal punto di vista della mafia, perché se non ritorniamo a dire le cose che all'inizio abbiamo detto non vogliamo dire, o meglio non vogliamo ripetere, ma dal punto di vista dello Stato, avendo un'interfaccia allo Stato, come si sente, come si trova l'imprenditore in Calabria? Grazie, buonasera. Io credo che sia molto feconda questa tua categoria che viene introdotta in questo libro, proprio costato. Dicevo, la dicotomia tra doppio Stato e troppo Stato e poco Stato, nel senso che io credo che sia evidente a tutti, parlo dell'imprenditoria perché è questo che mi viene richiesto, che c'è una come se ci fossero due sfere economiche distinte tra gli attori economici che operano in questi territori. Una parte di attori che vivono sostanzialmente nella illegalità, vivono di collusioni, vivono di connivenze, vivono di della presenza di troppa politica. Io credo che questo sia il primo punto da mettere in evidenza, così come bisogna mettere in evidenza che per questi signori il mercato non è l'obiettivo, cioè nessuno di loro vuole realmente il mercato. Si vive di rapporti, di network, di società, direi delle conoscenze piuttosto che della conoscenza. E poi c'è una seconda categoria di imprenditori che in questo momento sono nell'angolo, e anche questo bisogna avere il coraggio di dire, che sono quegli imprenditori che vivono di mercato, di innovazione, che guardano al prodotto e non guardano ai legami con i poteri politico-affaristici criminali. Qui nel libro si parla di metastasi e si parla appunto di cortocircuito tra mafia, affari e politica. Io credo che questa sia una cosa che bisogna avere il coraggio di dire fino in fondo, e credo che anche uno dei temi innovativi di questo libro sia appunto questo coniugare l'economia di mercato, non voglio dire le cose che dicevamo che non dovevamo dire, però coniugare l'economia di mercato con il contrasto all'illegalità è un percorso che va fatto fino in fondo, perché molto spesso si cade nell'errore di ritenere che la società aperta, la società libera, l'economia di mercato offrano un humus favorevole alla criminalità. Io non credo che sia così, perché se noi andiamo a guardare da dove traggono veramente vitalità e profitto le economie illegali, vediamo che il mercato non c'entra nulla, perché sostanzialmente arrivano da 3 filoni.
il traffico di droghe e armi, che sicuramente non sono traffici che si fanno sul mercato, ma si fanno extramercato, il mondo delle collusioni politico-affaristiche, quindi appalti, insomma, dove esiste una sfera politica, una sfera pubblico-burocratica enorme, e lì insomma si vive non di mercato, ma si vive appunto di quelle collusioni che citavo prima. E poi la terza grande specializzazione dell'economia illegale è il racket, quindi addirittura un qualcosa fatto contro chi vive di mercato. Ecco, io credo che se su questa strada si andasse un po' più avanti, sicuramente si potrebbe trovare qualche risposta importante a questi temi. Ecco, io credo che questa è la prima cosa da mettere in evidenza da questo punto di vista. La seconda cosa, sarò brevissimo anche perché l'ora è tarda e davvero non voglio sottrarre tempo agli altri due interventi che verranno dopo di me. Si parlava del poco Stato, quindi della necessità di fare cultura e cultura della legalità. Tu prima citavi Sonnino. Franchetti e Sonnino fanno quell'inchiesta in Sicilia, sulla mafia in Sicilia, nel 1876. Rispetto a quell'inchiesta di Franchetti e Sonnino, gli intellettuali siciliani si reagiscono in maniera piccata e quasi offesa. Capuana dice che alla fine Sonnino e Franchetti non avevano capito nulla. Se voi guardate i grandi scrittori della letteratura siciliana, da Verga allo stesso Capuana a Pirandello e tanti altri, nessuno di loro parla di mafia, o comunque la mafia è marginale. C'è bisogno di Sciascia, che citavate prima, che tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi quasi un secolo dopo che Sonnino Sonnino e Franchetti avevano acceso i riflettori su questo fenomeno, disvela al nostro paese i meccanismi contorti della collusione affaristico-politico-criminali. Dico questo per dire che la cultura è fondamentale, lo sforzo culturale è fondamentale, però la cultura ha dei tempi lunghissimi, quindi se non investiamo anche qui in cultura non si riuscirà, credo, molto facilmente a ottenere dei risultati importanti. Citavo il caso della Sicilia, abbiamo dovuto aspettare Sciascia. La Calabria ovviamente è molto più indietro da questo punto di vista. Vale lo stesso, i grandi scrittori calabresi, che hanno meriti ovviamente ineguagliabili, cito per tutti Alvaro, non hanno l'andrangheta come narrazione nei loro libri. Bisogna aspettare le ultimissime generazioni di scrittori, da Mimmo Gangemi a Gioacchino Criaco a molti altri, che riescono finalmente a disvelare anche qui la pervasività di questo fenomeno. Quindi anche qui la politica culturale dello Stato è fondamentale per sostenere questa disseminazione culturale. Quindi direi, forse se lo Stato si occupasse un po' meno di entrare nei settori strategici ed economici e facesse un piccolo passo indietro, forse si occuperebbe di più di improntare un'azione di formazione e istruzione dal punto di vista culturale, sicuramente qualche risultato migliore, secondo me, si raggiungerebbe più facilmente. Grazie. Grazie al microfono Marco Marchese nel suo capitolo del libro, ha preso la mia provocazione sulla chiusura della commissione bicamerale antimafia e si è schierata la parte un po' dell'onorevole Napoli, dicendo, beh, serve a qualcosa, e via dicendo. Però adesso, giustamente, quindi la parola come vuoi su questo, ma Florindo Rubettino giustamente ha fatto, almeno come l'ho inteso io, qui più di mercato parliamo di piazze del mercato, perché gli stupefacenti si distribuiscono, si vendono sulle piazze, il racket si chiede sulle piazze, nel libro c'è un'altra provocazione, che è quella appunto della legalizzazione o meno delle sostanze stupefacenti. Ecco, vorrei sentire la tua opinione su questo. Grazie. Questo è un altro tabù di questo paese. Beh, io sono
sarò telegrafico, grazie Vincenzo. Io all'inizio ero preoccupato, della verità, perché quando non ti ho sentito lanciare subito la provocazione, la commissione antimafia va abolita, appunto, poi ho scoperto perché era proprio una chicca piazzata, voglio dire, al momento giusto. Sì, io mi sono, diciamo, in questo dibattito, anche perché vorrei raccontarvi brevemente la genesi un po' del libro. Questo libro abbiamo voluto fortemente, Vincenzo e io, perché per non disperdere un lavoro che, diciamo, ha impegnato Società Libera per quasi 3 anni nell'organizzare in giro per l'Italia dei convegni con, la raccolta e la qualità degli interventi di una parte delle persone che trovate come coautore e coautrici di questo testo, e quindi per non disperdere questo lavoro abbiamo pensato di metterlo insieme, e poi grazie appunto alla Rubettino, a Florindo Rubettino, siamo riusciti, a pubblicarlo, proprio per non disperdere questo lavoro. Partendo da qui, poi dopo appunto le serate passate a discutere con Vincenzo ci hanno sempre portato a questo mini scontro, no? Serve la commissione antimafia, non serve? Beh, sì, io sto dalla parte di Angela Napolo, perché la commissione parlamentare antimafia serve, in quanto, come osservava lei, ha una legge istitutiva, ha un suo obiettivo preciso. Ciò non toglie che io nei confronti della commissione antimafia sia aspramente critico, perché ritengo che la commissione antimafia non si batte per, difendere la propria dignità, o meglio, prende la legge istitutiva, assolve il suo compito in modo asettico, butta i propri lavori in Parlamento, però poi dopo non ha la forza politica di difendere la propria dignità e di difendere il proprio ottimo ed egregio lavoro, no? Si è arrivata alla legge sull'antiriciclaggio adesso, dopo forse 15, 18, non so, diversi lustri, di battaglie fatte dentro la commissione antimafia, di documenti deliberati, eccetera, eccetera. Eppure in commissione antimafia non è che ci sta, il signor Marco Marchese, che in Parlamento non ci sta, cioè la commissione antimafia è fatta da 25 deputati, 25 senatori, in totale 50 parlamentari dei 1000 che abbiamo in Parlamento dovrebbero essere scelti con un determinato criterio, di conseguenza loro sì che avrebbero la forza di difendere il lavoro e il gioco che fa la commissione antimafia, per cui anche questo forse per scelta politica non si fa. Questa è la critica. La parte invece che apprezzo tantissimo della commissione antimafia è questo straordinario archivio, che è qualcosa di più di un archivio storico, è un archivio di conoscenza, ed è un archivio di conoscenza che comunque ci dà la guida, ci traccia la strada se veramente vogliamo fare la lotta antimafia quella efficace. Ce lo dicevamo prima mentre parlavamo anche con l'onorevole Napoli, è un discorso di volontà politica, niente di più e niente di meno. Il segno lo dà proprio la norma sull'antiriciclaggio, che è una cosa tecnica, che è una cosa dove, il cittadino comune, anche attraverso l'informazione di cui parlava Vincenzo, non è neanche tenuto a sapere che cos'è, se vogliamo, perché è una roba tecnica ma assai importante. Ci sono voluti 3 lustri per poterla avere, questo è il problema. Noi abbiamo un grandissimo problema di tipo politico, che in Italia, lo dobbiamo dire chiaramente, la politica italiana non vuole affrontare efficacemente la lotta alla mafia, perché oggi ci sono le condizioni, le conoscenze e anche gli strumenti di cui ci dobbiamo dotare. Attenzione, in una legislazione che è avanzatissima da questo punto di vista, e qui mi vengono ancora anche dei dubbi. Io ad esempio non sono convintissimo che lo sviluppo economico delle regioni del sud è un fattore determinante per estirpare il cancro della mafia. Io non ne sono per niente convinto, perché la mafia poi va a fare gli affari economici in territori che sono assolutamente ricchissimi, e allora non mi torna. Cioè, lo sviluppo economico del sud va fatto per la dignità che merita la gente del sud, punto, non per estirpare la mafia, anche perché per estirpare la mafia non sono neanche convinto che lo sviluppo economico sia un'azione determinante. Dico, va fatto perché è assolutamente giusto. E poi, ecco, mi invitava Vincenzo, è l'ultima cosa che dico, bisogna essere pragmatici.
Io non ho nessuna difficoltà a dichiararmi antiproibizionista, allo stesso tempo però non ho la velleità di dire che questa è la ricetta giusta. Ma in Italia da almeno un decennio non riusciamo neanche a sederci ad un tavolo, parlo della politica, per discutere laicamente e mettendo da parte le posizioni ideologiche su un quesito di cui la risposta l'abbiamo già, maledettamente l'abbiamo già questa risposta. Il proibizionismo sulle sostanze stupefacenti, dalla più leggera alla più pesante, è una strategia che ha pagato negli ultimi 20 anni oppure no? Purtroppo la risposta oggi è drammaticamente no, perché noi negli ultimi 20 anni abbiamo avuto più droga, più morti, più malattia, più problemi, più carcere. Di conseguenza è più crimine. Quella è sicuramente una strada che abbiamo percorso e che è fallimentare. Poi personalmente mi dichiaro antiproibizionista e per la legalizzazione, ma sempre specificato che cos'è la legalizzazione e la liberalizzazione, perché oggi la droga è liberalizzata. Io che non sono un assuntore di droghe, nella città di Reggio Calabria, ma in qualsiasi altra città calabrese, piccolo o grande che sia, se qualcuno vuole scommettere, posso procurarvi qualsiasi tipo di sostanza. Impiegherei un'oretta o due, cioè basta fare un giro, diciamo, nella città. E non è perché siamo nella città di Reggio Calabria, perché ahimè questo problema è generalizzato. Quindi possiamo parlare di una cittadina, di qualsiasi altra cittadina d'Italia, non del sud. Oggi la droga è liberalizzata, legalizzarla è tutta un'altra cosa, e magari facendo, non so, mettendo da parte quelle che sono le ideologie, discutendo laicamente su esperienze che stanno funzionando, l'esperienza svizzera, l'esperienza dell'Uruguay, l'esperienza della Spagna, voglio dire, forse noi riusciamo a, non dico circoscrivere, ma a governare un problema sociale gravissimo, che è quello della tossicodipendenza, e che oggi comunque è fuori controllo, e dall'altra parte riusciamo a dare una bastonata seria ad uno, a, diciamo, ad una voce del conto economico della criminalità organizzata, che è assolutamente importante, insieme poi a tutte quelle che ci ha ricordato Florindo prima, eccetera eccetera. Quindi dico, volontà politica e più pragmatismo, forse un passo in più e riusciamo a farlo, e magari con Vincenzo, cioè con Vincenzo sicuramente continueremo a raccogliere, continueremo a fare il lavoro che abbiamo fatto, diciamo, in questi anni, quindi continueremo a raccogliere interventi qualificati e a cercare di offrirlo a più persone possibili, come stiamo facendo in questa occasione. Vi ringrazio. Già ministro Lanzetta, noi ci siamo conosciuti col ministro quando stavamo lavorando alla preparazione dei convegni, poi lei gentilmente non era ministro ma era neppure sindaco già, perché si era già dimessa, quindi ci ha seguito in questo percorso, ci ha onorato partecipando a questo libro, è venuto un po' in giro per l'Italia a presentarlo, adesso qui nella sua terra, essendo ritornata la signora o dottoressa Lanzetta, ha fatto tutto il percorso ed è ritornato al punto di prima. Nel frattempo, girando in questo tour, che cosa abbiamo da dire di più, di diverso rispetto al problema del crimine? Diciamo che ringrazio questa sera il sindaco di Reggio Calabria per l'opportunità che ci ha dato di parlare in assoluta franchezza e libertà, ricevendoci in questa sala, di un argomento che risulta sempre molto spinoso, molto difficile. E particolare è la presentazione a Reggio Calabria. Abbiamo presentato, ricordo di essere stata invitata a Firenze a parlare di questo argomento, ero da qualche mese non più sindaco, e quindi a parlare della mia esperienza
personale, e nel capitolo del libro, che poi è stato riportato, non sapevamo che sarebbe venuto fuori un volume, ma era bella poterci confrontare su un argomento così complicato, così difficile, e che interessava tutte le nostre vite. E quindi questa sera mi fa particolarmente piacere aver sentito dal sindaco Falcomatà con chiarezza quegli spunti di riflessione che io affrontai quel giorno a Firenze sulla struttura della casa comunale. Parlavo naturalmente della mia esperienza e quella dei piccoli comuni. Si è parlato questa sera invece di una città, della città di Reggio Calabria, di quella che sarà la città metropolitana, ma i punti individuati sono gli stessi. Stasera è molto chiaro il discorso di Vincenzo Lita, di cui spesso leggo quello che scrive. Apprezzo il lavoro di Società Libera, perché Società Libera si occupa dei popoli più dimenticati della terra, si occupa di parlare di libertà ad ampio spettro su argomenti che sono spinosissimi. Ho apprezzato moltissimo l'intervento dell'onorevole Napoli, perché anch'io ho criticato l'esistenza della Commissione Antimafia in un articolo, l'ho fatto in tempi non sospetti, quasi 3 anni fa, in un articolo di Attilio Bolzoni su Repubblica, perché non ne vedevo la parte pratica. Ed essendo stato sindaco, ed essendo un cittadino di questa terra, che non ho mai abbandonato qualsiasi ruolo abbia mai rivestito, vedevo la Commissione Antimafia come qualcosa di distante, quello che un buon professore universitario può produrre nei suoi studi da presentare ai suoi studenti, e non ne vedevo l'applicazione pratica. Quindi la mia critica era dovuta esclusivamente a questo, e naturalmente devo dire che condivido l'analisi che ha fatto l'onorevole Napoli. Si studia una cosa per poter proporre delle leggi che possono andare a cambiare e a modificare quello che tocca da vicino le nostre vite. Quindi parlare di questo a Reggio Calabria è particolarmente interessante, e avevo detto pure a Vincenzo Lita che mi risultava difficile parlare a Reggio Calabria per una serie di motivazioni personali che mi rendono l'approccio più vicino, quindi non sufficientemente distaccato, non sufficientemente visto con occhi dall'esterno. Volevo porre l'attenzione su alcune cose di cui mi sono pure occupata. In Senato c'è una proposta di legge che riguarda le commissioni antimafia. No, anch'io penso che i comuni vadano sciolti, però penso che poi la gestione deve essere completamente diversa, va cambiato completamente l'approccio dopo, e va cambiato quello che accompagna le nuove amministrazioni che si vanno dopo a prendere il peso dell'amministrazione di una città che ha subito un vulnus così grave, e che però con un vulnus così grave ha preso coscienza di quello che era accaduto nella casa comunale. Quindi l'amministrazione che subentra ad uno scioglimento per mafia va particolarmente accompagnata se vogliamo veramente che lo Stato vinca la sua battaglia. E infatti come ministro mi sono molto impegnata a lavorare con delle amministrazioni subentrate a scioglimenti per mafia. In Calabria siamo riusciti a far nascere un'unione dei comuni nella Valle del Torbido. L'unione dei comuni della Valle del Torbido sono 6 comuni. L'amministrazione di Marina di Gioiosa Ioni, che era stata sciolta per mafia, con un epilogo molto drammatico: il sindaco di prima è stato condannato a 10 anni di carcere, quindi una situazione gravissima. Utilizzare la legge della legge del Rio per poter anche combattere quelle che sono i fenomeni di corruzione e di infiltrazione mafiosa l'ho considerato oltremodo interessante, unendo 6 realtà
piccole in provincia di Reggio Calabria, anche in previsione di quella che dovrà essere la città metropolitana di Reggio Calabria, quindi un'area molto marginale, perché ci sia quel rodaggio di amministrazione pronta per la città metropolitana, ma soprattutto quello scambio di esperienza e soprattutto quello scambio di personale negli uffici che comporta un'unione dei comuni veramente efficiente, perché significa mettere insieme 6 uffici tecnici, mettere insieme 6 uffici amministrativi, mettere insieme e seguire uno statuto unico, e quindi un insieme di potenzialità che servono appunto a difendere quello specifico territorio. E ancora adesso sto seguendo quella realtà tramite i tecnici del Ministero degli Affari Regionali, perché non vogliamo che fallisca, vogliamo che sia un esempio riuscito in provincia di Reggio Calabria, la prima della provincia di Reggio Calabria, una delle prime della regione Calabria, e che sia un esempio di buona amministrazione condivisa in funzione proprio di un'azione di contrasto della corruzione e dell'infiltrazione mafiosa, perché ne parlo insieme, corruzione ed infiltrazione mafiosa, perché le due cose in molti territori si identificano in un unico canale. E come ministro mi sono occupata di presentare la legge, che non è mai approdata in Parlamento, ma è stata consegnata al Presidente del Consiglio, sulle concessioni demaniali marittime, avendo riscontrato, sia per dover rispondere ad una richiesta dell'Europa, ma io ero particolarmente interessata e mi sono messa a lavorare molto con gli altri ministeri coordinando la scrittura di questa legge, perché naturalmente anche in quel sistema di concessioni si annidano infiltrazioni mafiosi e corruzione. Quindi il poter scrivere una legge, il poter inserire la necessità del rating di legalità nelle aziende che dovessero avere la concessione, nel rendere trasparente tutti i processi che portano ad una concessione del demanio marittimo, l'ho ritenuta sempre in funzione sia della necessità di normare quel campo, ma sempre in appoggio ai comuni, perché per tutti gli 11 mesi in cui sono stata ministro sia degli affari regionali, ma per me ero ministro soprattutto delle autonomie locali, in appoggio ai comuni. Quindi la necessità di una legge che anche qui vada a difendere quello che è lo Stato, quello che è lo Stato, quello che è il valore di quello che è statale, perché dopo tutto quei terreni sono dello Stato e demanio. Quindi un amministratore, nel momento in cui va ad affidare un terreno che è di tutto a dei privati, ha una particolare responsabilità. Quindi abbiamo inserito la necessità di una porzione della concessione che sia ai fini della ristrutturazione ambientale, abbiamo inserito il rating di legalità, abbiamo inserito delle gare trasparenti nelle concessioni demaniali. Io ho consegnato tutto al Presidente del Consiglio, non so che fine farà e quando sarà presente in Parlamento una simile legge. Nell'azione di governo l'accompagnamento del Ministero degli Affari Regionali al Comune di Casal di Principe non è stato un caso, è stato scelto all'indomani della vittoria della nuova amministrazione di convenzionarci con quel comune, perché volevamo che fosse un'esperienza positiva di accompagnamento in tutte quelle che erano le azioni amministrative di un comune particolarmente difficile, quale quello di Casal di Principe, ma anche di Castelvolturno e di Casa Pesenna. Quindi avevamo concretizzato una convenzione. È facile scrivere una convenzione e poi seguire quello che è scritto, che è difficile, e coinvolgendo sia il Ministero degli Interni, ma coinvolgendo soprattutto il Ministero dell'Istruzione, perché a Casal di Principe la vittoria sarà dello Stato,
sarà completa quando quel comune riesce a superare alcuni problemi che sono particolari di quella zona, ma che sono comuni di altri luoghi d'Italia, per cui accompagnare l'amministrazione di Casal di Principe a risolvere, se mai sarà possibile, il problema delle case abusive, degli attacchi abusivi dell'acqua e delle fognature, aiutare Casal di Principe a portare le collezioni degli Uffizi di Firenze, aiutare Casal di Principe a ristrutturare le scuole, sarebbe stata una bellissima vittoria dello Stato, con cose pratiche, con cose che si possono toccare. I cittadini di Casal di Principe devono sapere che, affidandosi a questa nuova amministrazione, hanno vinto, hanno ottenuto delle cose, e che quindi scegliere di stare dalla parte dello Stato non è perdere ma è vincere, è conveniente. Quindi l'aver abbandonato questo percorso, devo dire che mi comporta una certa amarezza, perché era un percorso che avrebbe voluto portare dei risultati tangibili ai cittadini e dire finalmente scegliere di stare dalla parte dello Stato è la cosa giusta, scegliere di combattere quella che è la camorra, la 'ndrangheta o la mafia è quello che ogni cittadino deve fare, però supportato e aiutato dallo Stato. Quindi lo Stato che prende con sé alcune realtà difficili e che porta a compimento alcuni processi amministrativi. Anche aver messo a disposizione dei comuni d'Italia quelle che sono le buone pratiche amministrative che potessero essere trasferite da comune in comune era un altro del lavoro fatto al Ministero, perché i comuni non hanno la possibilità né legislativa né economica di assumere consulenti, quindi il poter produrre esperienze già ben definite e riadattarle alle necessità di quel comune utilizzando diciamo, i funzionari del Ministero degli Affari Regionali era un qualcosa di non difficoltoso e a costo zero e di utilissimo per i comuni. Io penso che la lotta alle infiltrazioni vada fatta con degli esempi pratici, vada fatta aiutando i comuni in quello in cui in quello in cui combattono giorno dopo giorno, servire, dare servizi ai cittadini e dare dei servizi che siano efficienti con le poche risorse che si trovano. Quindi il pensare che le mafie possono occuparsi solo e soltanto dei grandi appalti non è vero. Le mafie si occupano anche degli appalti piccolissimi, perché devono dimostrare il loro potere su quel territorio. Quindi anche la piccola strada, anche il piccolo appalto, anche la mensa della scuola materna del comune di 1000 abitanti può essere appetito delle mafie, perché in quel modo loro hanno il potere su quel territorio, e la mafia è mafia perché si nutre del consenso dei cittadini, altrimenti sarebbe soltanto malavita e sarebbe stato facilissimo distruggerle. Io credo che la vittoria finale fin oggi non c'è stata, perché probabilmente si seguono sempre delle misure spot, delle misure sull'emergenza e non un autentico disegno discusso, anche forte, violento, che porti all'annientamento delle mafie, partendo da una discussione aperta, senza preconcetti, quale può essere la liberalizzazione delle droghe, quale può essere una legge che vada ad aiutare i comuni nel post scioglimento, quale può essere l'immissione
di personale diverso negli uffici tecnici dei comuni, quale può essere una revisione del testo unico del TUEL? Anche lì il Ministero degli Affari Regionali stava lavorando con il Ministero dell'Interno, perché quelle competenze del Ministero dell'Interno, sul superamento di alcune norme e sull'adesione a quelle che sono le necessità più vicine, più impellenti in questo momento. Quindi il poter utilizzare quello che è il risultato della commissione antimafia perché diventi una legge, io penso che insieme a tante altre misure possa portare a sfatare questa ormai nostra rassegnazione a che le mafie non possano essere completamente superate. Volevo chiudere leggendo una frase anche che il magistrato Gratteri ha pronunciato in commissione antimafia. Diciamo che ho saltato un pochino quella, cambiando quello che era il senso del mio intervento, e dicendo che l'Andrangheta è una struttura complessa, un insieme variegato di elementi che si rinviano e si intrecciano, un fatto sociale totale che tutto contagia, inquina e contamina, una sorta di catastrofe naturale e storica che devasta la Calabria e i mille luoghi dove si è ramificata. Raccontare il male non significa però creare una linea netta di demarcazione tra noi i buoni e loro i cattivi. Raccontare il male significa sforzarsi di capire quanto di quel male ci appartiene. Significa raccontare perché lo Stato non ha vinto questa guerra contro la criminalità, pur vincendo moltissime battaglie. E se ancora non ha vinto è perché finora ha sempre perseguito le logiche emergenziali, non riuscendo al contempo di essere una definitiva alternativa credibile. Un modo di affrontare la guerra contro la mafia che ha portato il giudice Gratteri a pronunciare frasi di sfiducia, proprio lui che a questa guerra ha dedicato la sua vita. La mafia esiste perché ha il consenso popolare, ha dichiarato in una sua audizione alla Commissione Antimafia, altrimenti sarebbe criminalità organizzata, criminalità comune o gangsterismo, cose diverse e facilmente abbattibili. Le mafie esistono perché si nutrono del consenso popolare e non sono un corpo estraneo alla società. Vivono all'interno della società e si evolvono man mano che ci evolviamo noi. Non stanno ferme, l'Andrangheta vive con noi e si nutre con noi. Naturalmente è un messaggio amaro questo, e io non voglio chiudere con amarezza. Io invece sono convinta che se veramente si volesse vincere una volta per tutte questa lotta che sembra impari tra lo Stato e la malavita organizzata, noi potremmo contribuire. Abbiamo le intelligenze, ne abbiamo i mezzi, abbiamo una parte buona della magistratura che dedica veramente la vita a questa battaglia, abbiamo una parte delle forze dell'ordine che ha compreso dalle fondamenta quali sono le azioni per poter combatterla completamente, e anch'io sono convinta che lo sviluppo del Sud deve essere perseguito perché siamo cittadini italiani e abbiamo necessità che questa terra si sviluppi, e non certo solo per combattere le mafie, perché le mafie rincorrono i grandi capitali, quindi vanno dove i soldi ci sono, vanno in Germania, sono a Milano, sono a Roma, sono dovunque, anche se da noi ne sentiamo tutta la drammaticità, perché da noi gli amministratori vengono colpiti sia nei piccoli paesi sia nei grandi centri. Vi invito a leggere le risultanze della commissione
per gli amministratori colpiti, guidata dalla senatrice Doris Lo Moro, che ha raccolto in un anno di lavoro delle testimonianze interessantissime e che dà lo spunto di quello che potrebbe essere una buona risoluzione dei problemi. E sia nelle discussioni di questa sera e sia anche nella commissione diretta, nella relazione della commissione diretta dalla senatrice Lo Moro, il risultato è molto vicino. Ci sono, con il superamento delle province, quello che è importante nei territori, quello che è importante in Italia oggi è lo Stato centrale, le regioni, i comuni, che si parta veramente da quello che è il supporto ai comuni, perché dai comuni può venire quella svolta positiva alla diciamo all'eradicazione, almeno nelle istituzioni locali, della malavita organizzata. Grazie. Allora, visto che l'ora è tarda, a noi non resta altro che ringraziare ancora una volta il sindaco per l'ospitalità, sperando che, anche se eravamo in pochi, la discussione non sia stata noiosa, come avevo detto all'inizio, ma in qualche modo abbiamo voluto stimolare alcune riflessioni. Poi noi come Società Libera abbiamo fatto il nostro lavoro, che il lavoro di un amante del liberalismo è quello, come diceva il mio amico Dario Antiseri, di essere cane da guardia del potere, quindi nell'occasione cane da guardia, perché no, anche del potere mafioso.